Ehi la ciurma, io sono Mazzetest e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Sid Meier's Pirates. Nel frattempo ho veleggiato fino a Port Royal, off camera, e siamo arrivati in vista del Capo Nero, che appunto dovrebbe essere più o meno il nostro amatissimo zio, perché dalle parti di Port Royal qua indica Capo Nero, quindi dobbiamo andare a cercare questa ambaradan qua. Dovremmo anche farcela senza l'ausilio della mappa, diciamo. Cioè dell'ultima parte della mappa. Così ci mancherebbero poi solo altri due parenti da trovare. Sì, gettiamo qui le ancore. Allora, qua c'è il totem indiano. Guardiamo subito. Allora, il totem indiano. Ok, dobbiamo proseguire verso la roccia dell'arco. Perché ce l'ho di là? Perché è di là la roccia dell'arco? Ah, perché c'è un'altra, ce ne dovrebbe essere un'altra qua. Ok, infatti, adesso se andiamo in questa direzione, qua dietro dovremmo trovare il nostro amatissimo zio. Infatti, ecco la baracca e quindi ecco qua dove sarà il nostro beneamato zietto. Zietto! Hai salvato lo zio che avevi perso tanto tempo fa. Ho una storia sorprendente da raccontare, dice. Durante la prigionia ho trovato il pezzo di una mappa della leggendaria città perduta degli Inca. Wow! Ti affido questa mappa, conservala con cura. Ok, vicinanze di Villa Hermosa. Testa di pietra. Ci manca un po', eh. R, torniamo nella nave con il nostro zietto. Grandioso, grandioso. Allora, andiamo un attimo a parlare col governatore. Vediamo cosa. Sì, sarà un po' incavolato con noi, credo. Sì, niente di che. Allora, vediamo se c'è qualche uomo. Sì, perfetto. Vediamo se ci offre qualcosa. Affare fatto. Una zia che è scomparsa da molti anni. Il barone Raimondo ha delle informazioni che dovrebbe. Si ci nasconde a Margarita. Sì, bisogna di nuovo tornare laggiù. No, non mi interessa la figlia del governatore. Non so ballare, come devo dirvelo? Che non so ballare. Spezie, sì, grande. Vediamo anche un po' di cibo. Perfetto, Maestro Lascia, abbiamo della roba da uppare? No. Salpiamo, vediamo status, com'è che siamo? 8 su 16, perfetto, ci mancano. Missione città perdute, 1 su 16, cioè quindi ci sono 4 città perdute da trovare. LOL! Io direi che andiamo verso il barone Raimondo per ora, per vedere se riusciamo a trovare informazioni sugli altri parenti. Anche se ci vorrà una vita e mezza, diciamo, per arrivare fin da quelle parti, perché qua c'è un bellissimo galeone mercantile spagnolo che potremmo tirare giù con piacere. Ma sì! Non c'è un Kaiser di niente sopra questo uomo. Allora, vediamo di stargli. Che Kaiser, come sta girando storto sta nave? Ok, che siamo contro vento, ma. Fino a sto punto. No, dobbiamo raggiungerlo. Dobbiamo raggiungerlo. Acqua in pieno. Prima che spari. Sì. Ok, si arrende. Una modesta quantità di soldi, però un sacco di merci. E la nave non l'abbiamo neanche danneggiata, quindi direi che possiamo rivendersi la. Poi il nostro equipaggio si mantiene contento e gli olandesi che sono in guerra con gli spagnoli saranno contenti. Spero, mi auguro. Non si trova un Kaiser. Sta rotta è incredibile, l'ho fatta prima per il barone Raimondo. E non c'è un Kaiser di nulla.
proprio nulla. C'è apparsa la città là sopra. Città spierduta. E niente, non c'è proprio un cavolo di niente di nessuno. Sì, qualcheduno ogni tanto così, ma niente di che. È davvero assurdo. È assurdo che non si trovi niente in questa zona. Uno deve andare a Margarita, no? O Port Royal, ancora. Uno dice, vabbè, mi ascolto la fisarmonica mentre sto andando fin laggiù. C'è comunque il vento a mio favore, quindi dici GG, no? È comunque un viaggetto affrontabile. Ma per andare a Margarita, cioè, è la cosa più frustrante del mondo, no? O no? Perché alla fine ci metti 40.000 anni e non incontri nessuno. Abbiamo solo 2.000 pezzi d'oro. Nulla. C'è praticamente niente. Però siamo comunque vicino a Margarita. Se riusciamo a trovare il nostro carissimo amico barone, e non il marchese, perché il marchese è molto cattivo. Ma che poi tra l'altro cosa serve allora a sconfiggere il marchese se le informazioni le dà sempre il barone? Non serve un Kaiser. Curazao, modesto porto olandese. Ah, gli olandesi sono in guerra con gli spagnoli, andiamo a trovarli. Carissimi amici, carissimi cari. Allora, parliamo col governatore, magari dice sì, guarda che sei strasexy, perché hai sconfitto. Ah no, sono in guerra con... prima erano spagnoli. No, bella, non so ballare, come te lo devo dire? Non so ballare, 50 uomini, grandioso. Pordepeva, ma non me ne frega un Kaiser. 42 di lusso. Nostra Signora de Cabo, diretta a Caracas. Vediamo se la incontriamo per strada. Se no, non è che vado a fare un giro. Il marrone era immondo. Aveva lasciato Santo Domingo e era diretto verso Santa Marta. Ecco, dobbiamo andare dall'altra parte. Sto giro. Quindi niente, galeoncino. Mercante, guarda, ti vendo delle merci. Ok, non me le paghi molto, ma chi se ne sbatte? Io voglio i big money e quindi GG. Maestro Dasha, ho qualcosa da venderti, carissimo, che è un galeone mercantile di 120 tonnellate. Facciamo così, si salpa. Dobbiamo andare, ecco, infatti, da quella direzione, perché è diretto verso Santa Marta sto giro, il furbonzolo. Equipaggio 182, il che non è male, perché il barone Raimondo ha comunque un 200 uomini. No, ne aveva 160 all'ultimo giro circa. Questo è uno spagnolo però, e non c'entra niente con noi. Sono diretti a Cartagena, poi per di più. No, ma noi dove siamo diretti? Non mi ricordo già più, ma siamo diretti a Santa Marta. No, mi spiace, non ti possiamo neanche dare un passaggio, siamo diretti proprio da un'altra parte. Siamo più veloci poi. Santa Marta, verso Santa Marta. Siamo a 48 di fama, magari riusciamo anche a recuperare altri punti. Fare un pochettino più di fama prima di ritirarci dalla pirateria. Comunque è discretamente longevo come giochino. A parte il fatto che... Santa Marta. A parte il fatto che è ripetitivo dopo un po', infatti non so quanto durerà ancora questa serie. Credo magari giusto per finire di recuperare i genitori, i parenti e tutto. E non lo so se troviamo qualcosa della città Inca, ma non lo so. Barone Raimondo, eccolo qua. E lo sconfiggiamo tipo per la terza volta in 3 video. Una roba del genere. Ha di nuovo l'Atlante, ma come è riuscito a ripescarlo? 163 uomini, noi ne abbiamo 150. Abbiamo un po' meno bocche da fuoco, eh. Devo ammetterlo. Però se evitasse di spararci... Ecco, andiamoci addosso. Allora, andrei con la versatile. Vediamo un attimo se... sì, non me ne frega niente. Non rimpiangerò un fico secco perché ti ho già sconfitto tipo 5 volte. No, 5 no, però 4 credo di... 3. 3 o 4? Adesso non mi ricordo esattamente, ma...
Che schivata al pelo proprio. Ma una miseria. Ok. Ho fatto sopra e sotto, ma alla fine bastava quello. Non c'è sto giro, l'angelo. Vostra zia è in una località remota. Questa mappa. Grazie. Ci fa vedere proprio una mappa che non sarà un caso. Ah no, qua c'è il. C'è la X. Lei si trova qua. Però, boh. Cioè, c'è un geyser, c'è del mare. Sì, 19 marinai, perfetto. Ci dà un po' di soldini, che non fa mai male. E poi dovremmo andare a cercare di nuove informazioni su di lui. Su questo cavolo di omino. Infame. Ma davvero infame. Allora, a sto giro andiamo, prendiamo sta ambarada. Tiriamo giù sto tizio? No, dai, abbiamo fatto troppi sgarri gli spagnoli. Poi va a finire che ci picchiano a sangue. Dov'è Santa Marta? Però eccolo qua. Arriviamo a Santa Marta. Prendiamo un po' di robetta. Il governatore cosa ci dice? Ci dirà: sei uno schifoso, lurido. S lo so che sei grazioso, ma non me ne frega un cazzo. Taverna. C'è gente? Benvenuti. C'è uno? No. Non me ne frega un cazzo delle teste, non voglio fare la roba con le città. Tranquillo. Marchese de Montalban, non mi interessa il Marchese de Montalban per ora. Mercante. Prendiamo dei cannoni, ne abbiamo decisamente troppi. Teniamone 50. Che bastano. Cibo, vendiamo un po' di cibo, anche se costa un cazzo di niente qua. Anche perché sennò forse non riusciamo a vendere la nave. Vediamo se riusciamo a venderla. Maestro Dash, ripariamo questa. Puoi farci degli upgrade? No, ci può fare anche. Vendiamo Atlante e. Boh, direi che possiamo salpare. E andare a vedere se troviamo da qualche parte notizia del barone Raimondo. Molto cattivo, molto. Novia De? Come si chiama la città? La nave Novia De? Novia De Rubori. Ruborizacion, cioè la ragazza di ruborizacion. Per novia vuol dire ragazza, no? Voi che sapete lo spagnolo. Sono diretti a Cumana. Mi ha preso tipo una tempesta in piena faccia. Ma se non altro, le tempeste hanno il pro di velocizzare un po'. Cioè, non tanto, ma velocizzano un po'. Adesso dobbiamo andare a cercare sto barone Raimondo. Sto Kaiser di uomo potrebbe arrendersi una volta tanto, no? Dobbiamo sconfiggerlo tipo 10 volte di fila. Per farci dare dei pezzi di mappa del Kais che non so. Vabbè. Vabbè, il barone Raimondo dove si è cacciato? Sarà di sicuro a Maracaibo. No, non Maracaibo, come si chiama? Ma Margarita. Margarita, vediamo cosa ci dice l'omino. No, quello ci darà da scortare della gente. Magari ce li fa scortare laggiù. E ci prendiamo qualche bonus a gratis. Ah, vedi Margarita. Ci dice che è a Margarita. Lo sapevo che era Margarita. Stavo già andando in là. Commerciare con l'abate, tanto non c'ho un cane. Ah, beh, però il cibo lo compra carissimo. Mannaggia, è un piacere fare affari con te. LOL. Salpiamo. Grazie bello che ci hai detto del barone Raimondo. Maracaibo. Stavamo parlando di Maracaibo e è arrivato il governatore a Maracaibo. Cioè, dimmi te che. Che storie. No, sono diretti a Santiago. Carmen in insediamento spagnolo. Ma non è che c'è tanto da fare sto giro. Poi negli insediamenti dubito che il maestro Dasha sappia fare gli upgrade delle navi. Alla nave Marco 88, manca ancora qualcosa. Non le ha mach triple, ce l'ha, forse non ha i cannoni di bronzo, non dovrebbe averceli. Non mi ricordo più cosa manca. Tanto adesso andiamo in direzione di Margarita e ci diranno: ehi, ma guarda che il barone non è più da queste parti. Infatti, andiamo un attimo qua. Dalla taverna a vedere se per caso c'è qualcheduno.
che ci sa dire qualcosa. 25 uomini, perfetto. Migliori rapporti con i missionari gesuiti, perfetto. Cosa dice questo? Cumana. Che giro fa? Marco Antonio, ho detto che si chiama. Era diretto verso Santo Domingo. Ah, oddio, allora ci conviene andare a precederlo per Santo Domingo, sto giro. Non abbiamo niente da vendere, però. Salpiamo, sto giro non dobbiamo andare a... No, non andiamo a cercare quella nave là, perché non ha molto senso. Questi sono tutti agenti cattivi. Allora, questi sono i... pirati, dove sono stati avvistati. Santo Domingo, ma siamo già praticamente arrivati. Santo Antonio. San Antonio è quella che aveva un sacco di soldi. Dobbiamo tirarla giù. Non ha neanche cannoni, in pratica. Arrenditi, uomo. Ma che upgrade manca? Forse ne manca solo uno. Che upgrade manca alla Mark 88? Riesci a girare, stupida barchietta del Kaiser? Andiamo! All'attacco! Perfetto, allora adesso dobbiamo tirare giù sto uomo. Perfetto, anche questo è in acqua e noi siamo pronti con... No, non era questo. Ha un sacco di merci, ma non aveva praticamente niente di altro. A Santo Domingo, però era diretto Santo... E il barone Raimondo? È il barone Raimondo, sì, me lo sento, è lui. Riconosco la sua barchetta Atlante. Sì, è lui. Guarda come scappa, guardalo. Sto pusillanime, ma va che ti prendo, eh. Va che ti prendo. C'ho ancora la tua nave di prima dietro. Ti disintegro. Oh, ha sempre più equipaggio sto uomo, eh. Ma si arrende, perché non sta sparando? Cos'è che mi manca effettivamente a me? Ah, le vele, l'upgrade delle vele. Perché l'altro ce l'ha tutto. Chissà l'upgrade delle vele pro dove... Forse si arrendono. Mi fa strano che si arrendano. C'è il barone Raimondo a bordo. Infatti, però non ha sparato colpo. Allora, tiriamo giù questo tizio. Cercando di fare il più in fretta possibile. Eccolo. Ok, nostra zia è in una località remota. Vicinanze di Rio della Accia. Quindi possiamo andare a recuperarla. Nonostante ci manchi un pezzo. Sì, vicino a Capo del Diavolo. Abbiamo Capo del Diavolo, vicino a Rio della Accia c'è un geyser e la zia è smarrita. Perfetto, allora detto questo, ragazzi. Con i soliti 3000 pezzi d'oro che porta sempre il barone Raimondo dietro. Vabbè, cibo e cannoni, una bella barchetta. Direi che per questo episodio può essere tutto. Io vi saluto, vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi al canale se per caso non l'aveste già fatto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti!